Fai tutto quanto tu da sola? Tutto quanto io da sola. Cioè in Basilicata, in un'altra regione. Mancano gli anestesisti, mancano gli ortopedici, ma veramente vogliamo fare la figura dei pagliacci. Bentrovati. La nostra nuova inchiesta è incentrata sulla sanità e sul nostro diritto alla salute. Un tema che parte dalla nostra sfera più intima e finisce ai saldi di finanza pubblica e agli scandali della politica. Non possiamo non partire da uno dei più grandi paradossi italiani, che riguarda proprio la sanità. Un paradosso ancora più pronunciato di quanto immaginiamo. Per capirlo, cominciamo da due classifiche tratte da un rapporto dell'agenzia Bloomberg, una fonte non certo sospettabile di particolari simpatie verso il nostro paese. Chi è il popolo più sano del mondo? Siamo, o perlomeno dovremmo esserlo, noi. E quali sono i migliori sistemi sanitari del pianeta? Sul podio, come vedete, ci siamo di nuovo noi. Bloomberg non è la Bibbia, per carità, ma una classifica del genere pare sfidare lo stereotipo della mala sanità, degli sprechi, della corruzione, delle inefficienze di cui sono piene le nostre cronache. E allora, dove nasce quello stereotipo? Anche qui ci bastano pochi numeri. Questa grafica ci dice quanto vivono le persone nel nostro paese. Tra i trentini e i campani, come vedete, ci sono 3 anni di differenza, un'enormità, una diseguaglianza che riguarda il parametro per definizione più importante che ci sia, la lunghezza stessa della nostra vita. Quest'altra grafica riguarda invece i posti letto nelle strutture sociosanitarie e non ha bisogno di commenti. Il problema è esattamente questo, che non dovremmo parlare della sanità, ma delle sanità. Quando funziona è un'eccellenza globale, quando non funziona è un inferno. La principale frattura fra le due Italie è naturalmente quella fra nord e sud, di cui ci occuperemo diffusamente. Ma efficienza e inefficienza sono distribuite in modo più articolato, come vedremo, e dipendono da precise responsabilità di chi la sanità la programma, la gestisce e la finanzia. Per cominciare il nostro viaggio in questo clamoroso paradosso italiano, teniamo in mente quelle classifiche di Bloomberg che vi ho fatto vedere e andiamo con la nostra Manuela Iati laddove sembrano più incredibili. Il nostro viaggio comincia in Calabria. Mio padre ha iniziato a star male nel 2009. È stato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Mi ricordo che sono salito a metà novembre pensando di stare lì fino al fine settimana, ovviamente rubando qualche giorno al lavoro. Sono sceso poi praticamente insieme a lui a fine novembre. Io ho suggerito a mio padre di vivere là. Mio padre che ama questo mare, gli piace andare a pesca, con grande fatica ci è riuscito per 2 anni. Poi alla fine non ce l'ha fatta, è preferito rischiare di non essere curato bene, ma è tornato giù. Star male in Calabria fa paura, paura di non potersi curare. Se sei di San Ferdinando, ad esempio, nel Regino e ti ammali, magari di cancro, devi partire. Contatti qualcuno al nord e il tuo calvario di viaggio e lontananze inizia. Mobilità sanitaria la chiamano e la Calabria sta ai vertici nei numeri, soprattutto in oncologia. I dati di qualche anno fa riportano un 60% di pazienti fuori regione per interventi per tumori polmonari. 60%, quindi 6 su 10. Sì, non è cambiato molto, anzi forse è leggermente peggiorata. È comprensibile che ci sia una migrazione chirurgica quando si tratta di una chirurgia super specialistica per patologie rare. Quello che dispiace di più è quando il paziente si muove per mancanza di chirurgie specialistiche che bene o male dovrebbero esserci in ogni regione. A volte ci sono, ma non funzionano, come le 3 chirurgie toraciche di Reggio, Cosenza e Catanzaro. E così anche per tumori che si potrebbero trattare qui, come quello al polmone, i calabresi si spostano per operarsi, ma anche per la diagnosi. Per avere una diagnosi adeguata, spesso il prelievo bisogna essere capaci di farlo anche attraversando il bronco per via transbronchiale, ma questo va fatto con un apparecchio che si chiama EBUS. Per fare questo devo costringere il paziente a raggiungere un centro fuori regione. Perché in Calabria non c'è. Verifichiamo, il dottore ci prescrive l'esame e noi proviamo a prenotarlo. Centro unico di prenotazioni della provincia di Cosenza. Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Dopo innumerevoli tentativi, l'interno da lei chiamato non è al momento disponibile. Riproviamo a Crotone. Pronto? No, è occupato, non ci posso credere. Rimpalli vari. Vecchio, fondo c'è il devasto di
Poverino. Può provare direttamente allo sportello. E come è il numero verde della nostra prenotazione? Chiedo scusa. Non lo so, lo chiede a me. Interminabili attese e incertezze. Siamo a 7 minuti. Signora, noi prenotiamo, cosa ha detto la Bronco? Empoli, Bologna, Udine, Savona. Ebus. Ebus. Vediamo che significa. Finalmente scopriamo che... Questa specifica noi non la prenotiamo, signora. Nessuno non la fanno, signora. Lei deve avere pazienza, ok? Io mi rendo conto che questo suo disappunto... E insomma, le 5 ASP non hanno l'Ebus. Già solo per capire se ho un cancro dovrei partire. E questo è solo un esempio di carenze strutturali devastanti. Il paziente, una volta che percepisce un difetto nel suo percorso di cura, una carenza, manifesta poi una marcata sfiducia complessiva nel sistema. Va altrove, più lontano possibile, più al nord possibile, e chiede poi, una volta lì, se gli viene detto adesso deve fare questa cura post-operatoria, no, la voglio far qui. E così anche quando ci si potrebbe curare in Calabria, ebbene, non lo si fa. Il Mater Domini di Catanzaro, ad esempio, è uno dei centri italiani dove si sopravvive al cancro 16 mesi più che altrove, eppure i calabresi migrano, anche se la diagnosi è efficiente. Questo numerino indica che noi abbiamo fatto 64.278 TAC nel giro di meno di 10 anni. Siamo in un piccolo e fatiscente ospedale di provincia, Polistena Piana di Gioia Tauro, bacino di utenza 180.000 persone, un'enormità per la struttura che sopporta il peso della chiusura degli ospedali vicini dovuta al deficit sanitario. La radiologia in questo piccolo presidio è un vero miracolo. Ieri io mi sono fermato 12 ore in reparto, abbiamo fatto 40 esami TAC. Siamo 5 medici. Sulla carta del 2011 abbiamo concordato con la direzione sanitaria che tutti i pazienti oncologici vengano prenotati direttamente da noi in massimo 10 giorni, in modo tale che loro possano avere subito la risposta e fare subito i controlli. Eppure non basta, manca il resto e chi può va via. Di solito sono quelli che hanno meno possibilità economiche, quelli che decidono di restare, oppure sono quei pazienti che sono molto avanti negli anni, che sono molto fragili. Comunque direi che 8 su 10 più o meno vanno su. 8 su 10 in euro, oltre 300 milioni che la regione Calabria paga alle altre regioni per le prestazioni ai propri cittadini. Soldi che escono dal territorio senza un ritorno e la sanità, commissariata da 8 anni, continua a produrre debito. Fa arrabbiare tanto, fa arrabbiare anche il fatto che poi trovi singole eccellenze e che quindi comprendi che è un problema più di sistema, non è un problema di capacità. Qui capita che ti spostano in ambulanza per fare una radiografia perché c'è l'attrezzatura che non funziona, magari da una città all'altra anche abbastanza distante. C'è una rabbia enorme per il fatto che non si riesca a garantire il diritto costituzionale di essere curati anche qua in Calabria. Prima di continuare a immergerci nell'odissea quotidiana che affrontano i malati calabresi, fermiamoci un attimo. Fermiamoci a quella frase del nostro ultimo intervistato, quel riferimento al diritto costituzionale. Non è una frase fatta. Se abbiamo voluto intitolare questa nostra inchiesta Salute Tradita è perché proprio la nostra carta fondamentale, all'articolo 32, dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Costringere i malati a migrare anche per prestazioni di routine vuol dire tradire uno degli impegni messi a fondamento del ruolo dello Stato e delle regioni da cui dipende il sistema sanitario. E quando ad ammetterlo sono le istituzioni stesse, fa ancora più rabbia. Torniamo allora da Manuela Iati, che ci racconta la storia di un ospedale che esiste per lo Stato e che invece non c'è. C'è una grande volontà a non farlo aprire questo ospedale. Cioè già l'hanno chiuso con i conti in attivo. Forse non c'è abbastanza bacino di voti. La stessa Lorenzin in Calabria ha detto: qui mancano le strutture, non è che ce ne sono di più e tu non me le apri. O le chiudi? Ce lo dicano, qual è il problema, se è un problema effettivamente tecnico. Noi ancora siamo così, siamo in balia di tutti. Praia
a Mare, comune di confine della Calabria Tirrenica. 6 anni fa l'ospedale è stato chiuso, tagliato dal piano di rientro dal debito sanitario. La piccola struttura però era non solo efficiente, tanto da attrarre pazienti da fuori regione, ma anche essenziale per l'intero circondario. Parliamo di 14, anche 15 paesi. È un bacino di utenza di circa 60.000 persone. Tantissime. Sì, tantissime. E parliamo anche di una popolazione che sta invecchiando. Che l'ospedale non andasse chiuso lo ha detto anche il Consiglio di Stato. 3 sentenze in 3 anni, le ultime 2 per attuare la prima mai eseguita. In Calabria non si riesce nemmeno ad applicare le sentenze del Consiglio di Stato. L'ospedale quindi andava riaperto già dal 2014, ma finora poco si è mosso. Giriamo 3 reparti, nuovi ma vuoti. Lavorano solo radiologia e laboratorio analisi e il pronto soccorso, ma a mezzo servizio. Certo, i codici gravi non arrivano, ma è normale, se non potenziano il resto dell'ospedale. I casi urgenti dunque devono andare altrove. Ci sono stati tanti decessi perché purtroppo il 118 non riusciva ad arrivare in tempo al primo pronto soccorso. Che dov'è? Che è a Cetraro. Quanto dista? Dista oltre 50 chilometri. 50 chilometri da percorrere su questa strada, la statale 18, l'unica che porta a Cetraro, stretta, a doppio senso, a tratti tortuosa, attraversa i centri abitati della costa. Immaginate se in questo momento dovessimo correre verso l'ospedale più vicino, a una 50 chilometri da qui. E non siamo nemmeno in estate, quando l'area arriva a ospitare 500.000 persone, che congestionano il traffico. Poi ci sono i centri montani. Non solo deve scendere dalla montagna, magari con la neve, ma poi appunto raggiungere un ospedale che dista 50 chilometri. E questo se Cetraro, cioè questa struttura, accoglie il paziente. Viceversa, il viaggio continua verso Paola, altri 20 chilometri da qui. E così succede che tutti vanno al Lago Negro. Cioè in Basilicata, in un'altra regione. In un'altra regione. Insomma, una piccola migrazione di massa che finisce con l'arricchire da un lato il privato, una clinica della zona inserita nell'emergenza urgenza, dall'altro le casse lucane, svuotando quelle già indebitate della Calabria. E naturalmente a farne le spese non è solo il bilancio regionale, ma soprattutto le persone, costrette a emigrare per qualunque problema, anche i più pesanti. Salve, piacere Antonella. Un tumore al seno sconfitto, ma non negli ospedali locali. Sono dovuta andare altrove, a Potenza, al San Carlo. Ho fatto 6 mesi di chemio, avevo provato a farla qui, in un posto vicino, Paola, ma no, ci metto mezz'ora di più per arrivare a Potenza, ma almeno è un ospedale che posso chiamare ospedale. Dicono sei tu che vuoi andare fuori regione, quindi non ti danno niente. Ma io come faccio a curarmi? La vita è mia. Dimmi in regione io dove devo andare per curarmi e per essere curata come si deve.